Lunedì 15 ottobre del 2012, buongiorno, buongiorno con Uno Mattina Caffè, comincia un'altra settimana, speriamo che sia migliore della precedente e che la successiva sia ancora meglio, noi come dire stiamo nel mezzo, buongiorno, allora cominciamo con la musica indipendente, buongiorno a Giordano San Giorgi. Buongiorno a lei, gli ascoltatori, grazie. Giordano San Giorgi è il coordinatore del MEI, del meeting delle etichette indipendenti. Intanto vogliamo spiegare che cosa sono le etichette indipendenti? Diciamo che sono quelle piccole imprese, medie imprese del settore discografico che con le loro risorse decidono autonomamente di autoprodurre un artista e di produrlo, distribuirlo e farlo conoscere investendo le proprie risorse. Insomma, fuori dal grande recinto delle multinazionali, delle etichette internazionali global. Assolutamente sì, diciamo che è come dire la nostra giacimento culturale musicale italiano. Allora, si è svolto il festival dal 28 al 30 settembre, che cosa è emerso? Qual è la temperatura, il polso di questo territorio musicale? Ma diciamo che Faenza si è animata di oltre 200 band di giovani di nuova musica emergente italiana che fanno musica originale, inedita, innovativa, proposti da una rete di 200 festival che abbiamo radunato lì, ognuno ha portato il vincitore e quindi c'è una creatività giovanile per la nuova musica assolutamente importante, c'è una forte tendenza all'autoproduzione e va aggiunto che ci sono tanti artisti importanti che generosamente sono venuti a titolo gratuito a tenere a battesimo questi giovani perché potessero avere il grande pubblico, per cui decine di migliaia di persone in Piazza del Popolo grazie a Paolo Belli, a Piotta, tante altre al Teatro Masini con Checco Zalone, ma a sentire soprattutto giovani under 25 che saranno poi la nuova musica italiana del futuro. Va tutto bene o c'è qualche problema? C'è un problema di risorse nel settore ovviamente, oltre alle difficoltà legate all'economia globale, ovviamente siamo in una fase di transizione, il passaggio dal CD al mercato online con dei dolori forti, nel senso che un 80% del mercato del CD è diminuito e l'online ne ha recuperato solo una piccola parte, però credo che le prospettive soprattutto che si vedono nei giovani che stanno facendo piattaforme online per raccogliere fondi per fare nuovi progetti ci fanno intuire che c'è futuro anche in questi giovani che fanno la musica nuova, quella che sarà poi la musica del futuro, quella che abbiamo lanciato noi 15 anni fa quando abbiamo iniziando con gruppi allora sconosciuti come i Subsonico, i Baustelle che oggi conosciamo perfettamente. Esatto. E questo è il tragitto della musica indipendente. Grazie a Giordano San Giorgi e in bocca al lupo alla musica indipendente naturalmente. Lupo, e a tutta grazie. L'indipendenza comunque che fa sempre bene. Io saluto